Non saranno troppo sottili quelle fette di cervello umano? Oh, sarebbero sottili se preparassi una baguette al cervello da Quiznos. Però per un esame con il microscopio a due fotoni vanno bene. Oh, l'esperta sei tu. Se il modo giusto per farlo è farlo nel modo sbagliato, così sia. Prendo nota. Se morirai e donerai il tuo corpo alla scienza, prometto di affettarti il cervello come bacon canadese. Grazie. Ora scusami, devo misurarmi la temperatura. Vuoi monitorare i tuoi ritmi circadiani allo scopo di individuare i tuoi periodi di massima acutezza mentale? Lo feci anch'io tempo fa. Ah, la gioventù. No, ieri sera ho sperimentato dei sintomi fastidiosi, quindi controllo i miei segni vitali ogni ora. Sarei molto lieto di creare un grafico e di partecipare alla diagnosi differenziale. Oh, sembra divertente. Allora, lascia che mi prepari. Descrivimi i sintomi. Ritmo del polso elevato, le mani molto umide, bocca secca e pulsazioni vascolari localizzate. Sì, ma localizzate in quale regione? Orecchie e area genitale. Interessante. Zone che normalmente non comunicano fra loro. Valutiamo meglio i vari fattori ambientali. Descrivi la scena, per favore. Ero seduta al ristorante con Penny e Bernadette. Bevevo acqua, gassata, perché era un'occasione speciale. È passato Zack, un amico di Penny. Lui ha detto ciao, io ho risposto chi? Chi? Zack. Perché lo hai chiesto allora? Che cosa ho chiesto? Chi? Zack. Lascia, ricominciamo. Che cosa avresti detto quando è arrivato Zack? Chi? Zack. Perché ripeti sempre Zack? Ma perché tu ripeti chi? Però io non ho detto chi adesso, ho detto chi ieri sera. E la risposta era Zack, esatto. Non c'era nessuna domanda, ho semplicemente detto chi? Perfetto, dati a sufficienza. Ecco alcune possibili spiegazioni per i tuoi sintomi in ordine decrescente di probabilità. Ipertiroidismo, menopausa prematura, presenza di un parassita alieno e infine, ma ovviamente questo lo includo solo per non tralasciare nessuna eventualità, eccitazione sessuale. Come potrei aver preso un parassita alieno?